Bene a tutti ragazzi, benvenuti, ben ritrovati in live, sono Appointment ed eccoci di nuovo nel fantastico mondo di Minecraft. Allora, come vi avevo detto nella precedente live, siamo andati un po' avanti off live e ho fatto qualche cambiamento. Vi avevo detto che questa zona l'avrei un po' allargata, rivoluzionata, infatti qui non sono più le piante della gomma, ci sono due piante di acqua, di acacia, ok, mi ricordavo bene. Ho ampliato questa zona e sopra, quindi essendo ampliato, ho fatto un'altra piccola area con le piante, diciamo, della gomma, con i rispettivi estrapolatori di gomma. Ne ho messo diversi, in ogni pianta ce ne sono due o tre, dipende da quanti fuori di uscita della gomma ci fossero. E abbiamo messo qua. Tutto qua sotto, invece, andiamo subito a verificarlo. Abbiamo delle grandi novità. Allora, prima di tutto, vedete che qui c'è l'impianto con l'Industrial Squeezer che praticamente crea l'olio vegetale diciamo, dai prodotti della natura, prevalentemente semi, ma credo qualunque cosa di organico. Ci crea l'olio vegetale, lo manda in questa macchina che è la refinery. Il rifinatore. E qui manca un ultimo, diciamo, macchinario che andremo a montare assieme. E io ovviamente mi sono messo nella schermata a fianco, giusto la schermata per capire un po' come va montato. Allora, se io sto capendo bene lo schema, allora ci andiamo a inserire questo e questo. Ah, lo schema dovrebbe essere così. Per averlo, diciamo, in linea frontale. Ops, no, ho sbagliato. Poi vediamo se sbaglio, magari, così, così. 1, 2. Questi al centro. I calderoni ce li abbiamo qua. Questi quattro blocchi, 1, 2, 3, 4. E l'ultimo blocco sta qua. Se abbiamo fatto giusto, andiamo a recuperarci il martello. Il macchinario dovrebbe crearsi. Ora, il procedimento con cui ho montato questo macchinario con diversi pezzi è lo stesso con cui sono stati creati questo e questo. In poche parole, l'Immersive Engine permette la creazione di questi meravigliosi macchinari senza avercelo, diciamo, nell'inventario, essendo un po' finta come cosa, ma avendo i cubi di creazione. Se abbiamo fatto bene, e infatti abbiamo fatto bene, si è creato l'Industrial Fermenter, che ci serve per creare, scusatemi, chiocciola immersive, per fare il biodiesel ci serve l'etanolo. L'etanolo lo andremo a fare con gli alimenti naturali quali patate, diciamo la fetta di anguria, delle mod, abbiamo anche le pomodori, altrimenti le bacche, che per ora non ho trovato chissà che utilizzi. La canna da zucchero, questi non li ho mai incontrati, di Minecraft, strano. La bottiglia di miele e il ravanello. Siccome abbiamo qui accanto questi, aia, 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 direi che possiamo anche farci una farm di questi, così da poterli raccogliere, però senza che cadiate, cicci belli. Allora, questo, poi abbiamo le patate ed erano queste. Ho trovato un utilizzo delle patate perché per il momento non ne avevo, visto che comunque sia. Ehi, ciao, aspetta che devo ridurmi un attimo la finestra del browser perché se no non riesco a leggere la chat. Così, perfetto. Quindi recuperiamo le altre patate qua, perfetto.
E andiamo a metterle nel macchinario, che ovviamente va alimentato. E qui facciamo vedere l'altra particolarità che abbiamo creato per far funzionare tutto questo, diciamo, miscuglio di macchinari. Qui sotto ho ricreato due mulini ad acqua. Non si vede ancora, aspettate. Puff. Due mulini ad acqua. Tramite dei cavi elettrici porta l'elettricità là sopra. Dovrò farmi prima o poi una scala che scende fin qua giù. E quindi andiamo a collegare l'ultimo dei nostri macchinari per poter creare il biodiesel. Allora, mi pare si dovesse collegare tipo qua. Però aspetta. E funziona, si sente anche. Produce, produce. Ah, dimenticavo, devo mettermi un cavo lì, c'è cioè un tubo per estrarre i macchinari, cioè per estrarre i liquidi e portarli al macchinario principale. Diciamo che già estrae, quindi non ho neanche bisogno. Sì, questa mod è molto, molto bella. È tutto collegato, è tutto molto bello. E questo in teoria a breve dovrebbe già crearlo. Forse ne vuole quantità uguali, almeno 1000-1000. Vediamo un po'. Eppure alimentata. Ah no, lo sta già facendo. No, l'etanolo. L'etanolo sta entrando. Allora, questa non so effettivamente come funziona, perché ho visto dei tutorial dove mettono delle leve per azionarle. Magari devo metterci anche qua una leva? Perché le altre stanno funzionando a prescindere. Questa lavora. No, però questi. Mi sta venendo un dubbio. Allora, l'industrial squeezer. Semi. Ah no, solo con i semi. Non esiste altra cosa. Non esiste altra cosa, solo con i semi. Quindi dovremmo raccogliere altri semi. Vabbè, per il momento rimaniamo così, non è un problema. Ne avrei qua, ma non è un problema. Due 4, 2 4 80. Adesso vediamo se produce da solo. Bene, se non produce, allora vuol dire che ci devo mettere una leva e attivarlo. Adesso stiamo a vedere che cosa, diciamo, combina la macchina da sola. Nel frattempo, sì, costando. Allora, nel frattempo ci guardiamo la ricetta per vediamo se lo ritrovo. Eccolo qua, il mini drill. Questa è un po' una seccatura. Tutto acciaio. Però si può. No, aspetta, però, quanti ne servono? Uno, forse ce l'ho. Questo è facile. Questo non l'ho mai visto. Copper e stick. Ok, non è difficile. Non è difficile. Però vediamo un attimo se ho lievi qualcosa. Sì, grande. Allora. 1, 2, 3, 4, 5. Sì, ce li abbiamo. Allora, vediamo un po'. Ah, quindi servono due di questi.
Così, e poi cosa ci mancava? Questo. Quindi 4 di ferro. Tu hai finito? Sì. Tu hai finito. Vai qua così. 1, 2, 3, 4. Quindi così, così, uno di copper. Uno, due, tre, quattro. Olè! Però mi sto dimenticando di una cosa importante. Il banco da lavoro. Questo. Ah. Ah, ok. Però ci serve questo. Tre plank e quattro di quelli. Ne ho. Sì, ce li ho già, non sprechiamo materiali. Uno, due, tre, quattro. Vabbè, c'è un padre, ho sbagliato. Così, 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 e mi faccio un tavolino. Poi, abbiamo detto che serve quello. Una fence, due. Due devo sprecarli per forza. No, mi ricordavo di averla la fence. Cacchio. Allora, aspetta un attimo perché mi perdo facilmente. Quindi qua ci serve due planks. Ok, dai, dovrei riuscire a farcela. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Così, così, ci manca solo uno di ferro. Oh yeah, oh yeah. Ora, bella domanda, bella domanda, bella domanda, bella domanda. Mi metto laggiù, mi metto di qua. Diciamo che i materiali qua dovrò spostarli. Perfetto. E adesso ci facciamo come ultima cosa la punta. Questa dovrebbe andare bene. Oh! È la Madonna. 9, 10, 11, 12, 13, 13. Mamma mia. Andiamo a fare l'acciaio. Allora, vediamo se questo sta producendo. No. Ed è stranissima come cosa. Quella non ha più alimento. Allora, aspetta. Abbiamo detto che. Sono già cresciuti. Ah, è andato perso. Aia. Una cosa. Siccome ci servono. Mettiamoli. Mentre tu per fare l'etanolo, mi hai detto che puoi anche prendere. Ma non abbiamo niente. Patate e basta.
Pare fosse col tavolo. Sì, no, ma era quello, era quello. Allora. Adesso l'unico a aspettare è vedere quanto ci mette questo cacchio di... Mamma mia, che lento. Quanto va a cuocere tanto. Quindi tu non lo produci ancora, vediamo. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Questo però non lo dice la mod. Ah no, sì che lo dice. Nitrate dust. La polvere di nitrato. Ma porca. Vabbè, ma questa è sfiga. Mi serve un altro macchinario per fare sto dannato nitrato, che si può fare solo in due modi. Distruggendo. Ma sei serio? Questa è quella con la Twilight, bellina. Cacchio, devo fare anche il crusher. Che pizza. Cerchiamo un attimo qui per vedere la ricetta scritta. Crusher Immersive Engine, eccolo qua. Oh mamma mia, oddio, tutto quello che serve, ma sei serio? Non mi so per sparare. 9 upper, 10 steel, mamma mia. Allora, mi sto lanciando in questa impresa di fare sti cavolo di macchinari che sono esteticamente una figata pazzesca. Ma per fare due cavolate praticamente devo fare il mondo. Allora, vediamo una cosa. Aspetta che il sito qua mi sta distruggendo un attimo. Tick, soffi, here. Allora, facciamo così. Cerchiamo. Steel scaffold. Per farne 6. Aspetta, qualcuno forse ce l'avevo già? No. Porca vacca. No. Quindi me ne servono 10. Per farne 10. Quindi sono 6 di acciaio. Ogni coso di acciaio ne fa 2. Me ne servono... Cioè, aspetta, non ne fa 2. Ogni coppia di acciaio ne fanno 4. E 4 fa 8. Quindi sono 6, 7, 8, 9, 10 di acciaio. Che pizza. Questa ma 5. Questa a posto. Ah, c'ho carbone e calci nel sedere. No, cos'è carbone? Niente. Sbagliato io. Momentaneamente dormi qua tu.
Niente, devo andare a cercare un po' di materiali giù. Nel frattempo che quello lavora, quanto sta? No, sta a metà il backpack, meglio far metterlo in carica. Poi la parte evolutiva di questa, cosa di... Mamma mia, per farlo... Non sarebbe neanche chissà quanto difficile. I problemi sono questi. Serve il compressor, bronzo, alluminio. No, zero. Allora, facciamo così. Aspetta, vediamo quanto ce n'è qua. Ricarichiamolo. Dobbiamo andare a fare un po' di materiali qua sotto. E ritorniamo in superficie, ho dimenticato una cosa. Mamma mia! Allora, no, troppi. Vabbè, no, anche così. Another home, woman, another home. Mi pare ci fosse una caverna qui da qualche parte.
Porca cipolla. Mamma mia, tutto questo che sto facendo per farmi quel mining drill particolare. Ma chissà se ne vale la pena. Oh, ferro, sì. E anche tanto. Là là. Tutto fatto. Ce n'è altro? No. Andiamo avanti. Sai che abbiamo avuto quella piccola fortuna poco fa e basta? Ah no, eccolo qua, dai, altro ferro, dai, grande, grande, grande. Ho parlato, ho fatto un po' di fortuna da solo, allora. In effetti ho sbagliato, mi sa. Preoccupa perché comunque se devo farmi la sandstone, vabbè, vado, trovo un deserto, prendo la sabbia e ciccia. Quindi non è quello il problema, però ti è pizza.
è questo? Tin, il tin serve sempre. La, ferro. Quanto ferro abbiamo? 26, quindi 52. Altro ferro, vai. Gimme a ferro. Fin qua sotto si sentono, che cavolo è, bombe atomiche. Abbiamo Tin Horror, perfetto. Dai, dietro il Tin un po' di ferro? No. ho quasi scaricato il mining drill. E un'altra bomba. Vabbè. Carico. Minchia, è tutto un acciaio quel cacchio di macchinario. Tremendo. Cry, spesa fantastica. Tanto mi serve tutto un acciaio da quanto ho capito, quindi intanto vorrei mettere anche questo. Allora, aspetta, salvo un attimo una cosa. Allora.
Ok, ne abbiamo 10. Poi. Poi cosa ci serve? 10 light and quelli che do di più. Però almeno sono solo col ferro. Ne servono 10. Allora, questo è un 4 di ferro, 4 per 4 16, questo ne fa 4, quindi sono 20, però ne servono 10, quindi sono 4 ogni volta, quindi 12 minimo sono 20, 40, 60 di ferro, non ce li ho. Non ce li ho. Non ce li ho. Il ferro più te ne serve, meno ne trovi, sembra una maledizione, è sempre così. È sempre così, almeno fino a che, diciamo, non trovi i metodi per scavare appunto delle gallerie belle imponenti. C'è anche da dire una cosa, che è noto, poi vabbè, sarà che io ho messo biomi larghi quando ho creato il mondo. Quindi non so se sia per quello, però tutto qui intorno, o comunque nel sottosuolo, io non gioco dalla 1.7. Noto che ci sono gallerie, 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 caverne, 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 caverne infinite. Ovunque scavi un po', una caverna. Vai da un'altra parte, un'altra caverna. Quindi i minerali, tipo nel vuoto delle caverne, devi anche star lì a cercarli e a riscavare. L'unica cosa positiva che ho io è questo macchinario, il macerator, che da 1 te ne fa 2. Da un materiale ti fa due polveri, vedi? 18 è diventato 20. È l'unica cosa che diciamo mi serve, cioè mi aiuta per avere un po' più di ferro, ma niente di che. Il problema è che devo cercarlo, perché me ne servono 60 adesso. E tutto questo per un mining drill che chissà quanto è potente, perché non l'ho mai utilizzato. Ma. Questa così. Mettiamoci questo. Ora. Quella sta facendo il coso, l'acciaio. Qui cosa siamo ancora? 57, ancora no. Questi non ancora. Quindi anche questo è fatto. Che male. Dicevamo in questa macchina.
prendete, accoppiatevi tutte. Che spam. Adesso mi diverto io qua. Una. Due. Però sto dimenticando una cosa essenziale. I maialini da accoppiare. Gli oink oink. Anche gli animali li ho seguiti. Questo è vuoto, facciamo che ci metto il grano e questo ci metto le patate. Ordunque, la lana qui in camera. Diventano 10, 60 di ferro ce li abbiamo, giusti al pelo proprio. E serve quello più copper, sì vabbè ho capito, servono 3 di copper, 3 e 4 sono 7, 7, 7, 14, 21 ce ne servono. Mamma Saura. No, sto guardando qui, ma non è vero. Un pochettino lì sotto, ma... Wow, che avirà! Però mi fino in dubbio, scusa un attimo, opzioni, difficoltà, hard. Vabbè che tutto intorno a casa è la zona dello spawn, quindi in teoria anche per quello che è un po' pacifica. Ma se l'altro giorno li ho visti solo perché ero in casa, c'erano anche i pillager. Mi ero dimenticato che mi pare che possono fare tipo delle incursioni. Scoria. Ma che c'è? Ok.
Che materiali strani. Alla ricerca del ferro perduto. Oh, è già finita anche la miniera. Vabbè. Anzi, la caverna, che miniera. Parlato di nemici, ma porca. Lapislazzuli così in superficie. Ah, è vero. Mi ero dimenticato che qua c'è la mia scala. Ecco perché era chiuso così, me l'ero completamente dimenticato. Cosa è la mia scala? Completamente dimenticato. Ok. In teoria finito, perfetto, mettiamo questi che ho trovato. Allora, dobbiamo cuocerli. Ma ce ne abbiamo qua 60. Che culo. Allora, martello. Ah, ma devo farmi anche un altro martello, perché adesso, infatti, si è rotto. Mi pare servisse uno, però così, ma porca. Vediamo, forse c'era un altro martello col cazzo. Allora, due bastoncini, uno di questi mi pare servisse, mi pare, tipo così. No, gran cavolata. Ah, che pizza. Aspetta. Ah no, due di ferro. Oops. Ok. Da fa son 4. Sì, sì, è giusto così. No, no, è giusto, è giusto. No, questo per così. Sono aspetta, sì, ma anche io sono deficiente.
Ma porca. Mio, ora picchio qualcuno. Ok, abbiamo gli altri due. Ah, poi cosa ci serve? Ah, ricetta, 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 ricetta. Lui, abbiamo detto 9. Meh. No. No, niente, tranquillo. Sono tornato. È al tuo posto, una roba in casa. Allora. Allora, di questo ce ne servono 9 Hooper. Sono 5 di ferro, quindi sono altri 40 di ferro. Ma quindi 9 casse? Sì. Mi pare che qua ce l'avessi da qualche parte, cioè, sto facendo. Ah, vabbè, aspetta. Diciamo che
la cosa, la... Aspetta però. Ha fatto male con... No, 45 di ferro. Non 40. Ho fatto male i conti. 42. Vabbè, facciamo così e così. Allora, facciamo sti Hooper. E anche gli Hooper fatti. Ora, 8 steel fence. 8 steel fence. Ok, rieccoci. Allora, facendo due conti, mi servono, mi pare, altri 12 di acciaio. Mamma mia. Quindi altri 12 di ferro, dunque. E noi altri 12 di ferro, ce li abbiamo. E poi rimango senza ferro. Mamma mia. Sto facendo tutto questo per un mining drill. Se questo mining drill non è Gesù Cristo, do forfè. Aspetta, prima di trasformarlo. Aspetta. Ho appena visto che ho 12 di coso, di acciaio. Allora, aspetta poco a poco. Abbiamo detto che si mette come normale. Allora, aspetta. Diamo una cosa. No! No! Ah, no, è giusto, è giusto. No, è giusto. Stavo confondendo le cose. Steel. Steel. Io sono deficiente. Due d'acciaio mi mancano. Ma porca. Ma porca. Ma mi prendi per il culo, sei già rinato. Pff,
Allora, niente che fa l'acciaio, torniamo di sotto. Cioè, non manca molto ormai, eh. Dobbiamo giusto fare un altro po' d'acciaio. E direi anche di fare una cosa. Tanto sinceramente chi se ne... Questo l'ho fatto prima, ma non mi serve più in effetti. Ok, sì, stavo facendo questa. Speriamo di trovare altro ferro. Ah, che poi, aspetta un attimo. C'è una mod che io ho messo, ma ancora non ho verificato. Vediamo se la inquadro un attimo. Sono troppe. No. Magari così non la vedo, perché c'è troppa roba. Perché i prossimi sono gli oggetti base. Infatti. Allora, aspetta. Bellino questo. Allora. C'è anche questa mod che mi piace, carina. Devo vedere. Quella è la immersive. Questa è la Induce foregoing. Abbiamo parte della meccanism. La Twilight Forest e le piante sono troppo belle, mi piacciono troppo le albine della Twilight. Infatti, devo anche creare il portale della Twilight, che non è neanche diverso. Mi serve uno di diamante, mi pare. Devo fare la Waystone qua a casa mia. Se è solo questa. 4 Ender Pearl, mamma mia. E poi... Cioè, la mod c'è, mi pare che... Oh, eccolo qua. Ecco perché non l'ho visto, perché effettivamente... Ah, perché sono staccati. Bronze worm. Ah, niente di che, blocchi di ferro. E la madonna, quanto ferro serve, sempre. Praticamente ho messo una mod
di un oggetto che nella realtà effettivamente esiste. Non so se avete mai visto quando vengono creati dei tunnel al giorno d'oggi. C'è un macchinario che davanti ha delle, diciamo, chiamiamole così, pale rotanti che vanno a tagliare la pietra e tutti i materiali che si trova davanti. E questo macchinario c'è anche su Minecraft. Perché ho messo questo? Perché io prima utilizzavo una mod chiamata Traincraft, che aggiungeva treni in più, questa specie di scavatore, un treno che praticamente andava a scavare la roccia, materiali comunque sia, creava un tunnel, compreso di rotaie, per il passaggio del treno, e inoltre, mentre che appunto passava, recuperava tutti i materiali e se c'erano appunto dei vagoni attaccati dietro scaricava automaticamente i materiali nel di dietro, diciamo, nei vagoni. Ed era bellissimo perché senza alcun accento. Quante moto in totale? Aspetta, te lo dico subito, fammi vedere una cosa prima. Ah, ma è una mezza caverna? What the fuck? Allora, mod totali. Aspetta, forse me lo dice fin basso. Aspetta, 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 aspetta. Esc. 146 mod caricate. Ma prima ne utilizzavo, un tempo ne utilizzavo molte di più perché c'era tanta roba, perché adesso con la 1.19 non hanno ancora ricreato delle mod. Oppure per dire, appunto, io che utilizzavo questa che si chiama Traincraft, non c'è, non la sviluppano più già dalla 1.7. Ci sono dei progetti simili, forse per quello che non viene sviluppata più. Però quella, sinceramente, era un po' più completa di altre mod che ci sono. Perché quella ti metteva sia i treni che andavano sulle rotaie base di Minecraft, e inoltre ti metteva macchinari, accessori. Era molto bellina. Io spero troppo di trovare il ferro, ma ne troviamo veramente poco. Per il momento sono solo 10. Ah, che poi aspetta, 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 ho fatto una cavolata. Molto simpatico quello che avevo da qui. Ancora più simpatico questo. Ecco perché sento molti ragni. C'è uno spawner di ragni qua. No, vabbè, solo una torcia. Nei momenti critici mi rimane solo una torcia. E vabbè, recuperiamola dal nostro zaino. Allora, vediamo cosa troviamo.
Facciamo così. Right click on Grave Soul to enchant the bundle. What the fuck? Facciamo così. Questi mi piacciono. Questo tantissimo. Olle. Quindi. Ma quanto è profondo sta qua? Ma tantissimo. Ma c'è una galleria immensa qua sotto. Ma che cacchio. Solo bu. Vabbè, ditelo che è un complotto. Oh. No, ma scusate, cioè c'è qui una grotta con acqua e qui c'è una grotta con altra acqua. Vabbè, ma la logica. Troppe caverne. Io spero che non siano naturali, che siano colpa di una mod, perché se Minecraft ha tutte queste caverne così, giro un po' le palle. Ma. Oh, adesso ci divertiamo un pochino. Allora, qui c'è qualcos'altro? No. Sopra? No. Osmio, ci serve. Tin, ci serve anche quello. Vaffan broccolo. Aspetta, devo fare un attimo un gioco però. Nope. Oh, così siamo un po' più tranquilli, diciamo, nel senso che almeno quando vogliamo andarcene la strada di casa è questa.
Ok, e ora possiamo andare a farmare. Ok. No, la florita non ancora. Non c'è quasi niente, ma c'era uno di ferro. Ah, due, scusate. Oh, non funziona il 4. What the fuck? Santo di là, ma non l'ho visto né a destra né a sinistra. Che pigna. Allora, qui non c'è una beata seppia. Mentre qua guardo il ferro che c'è. Altro che corsa all'oro, al diamante, corsa al ferro. Che ora sono le 5 e io devo anche staccare. Allora, finiamo questa particolarità qua. Giusto vedere cosa c'è di qua. Quante caverne. Mamma mia. Troppo. Too much, too much. Questo è dove ci stavamo ricollegando qua, perfetto. Abbiamo fatto anche la scaletta sali e scendi. Ma pensavo ci fosse molto, ma molto di più. Ferro. Cioè, siamo un cagnolino che appena vede il ferro. Cain, cain! Però così non vale. Dai, ne ho 39. Se avessimo 40 sarebbero 80 di ferro. Un blocchettino, dai. Unino. No, vabbè, ma sei troppo in basso. La fanciofola. Quello. Quelli. Aia. Che male. Ma porca. Di un altro da qua. Oh no. Sì, qua. Altro che unino, ce n'è più qua che in quello lì che c'era di sotto. E non ho ancora incontrato lava io. Un tempo scendevi sottoterra, trovi lava, lava, lava. Adesso lava non la trovi più sicuramente nel Deep World. Va bene, torniamo di sopra.
Obiettivo l'ho raggiunto, dobbiamo anche staccare. Ok. Tararira. Che belli nei miei nella mappa. Zoomiamo un attimo. Cioè, queste sono le mie gallerie. Ah, per dire, cioè, gallerie e come si chiamano? E caverne nel mondo, cioè, ragazzi, c'è. Vabbè. Comunque, allora, queste sono le mie gallerie. Questa è la mia scala. Casa mia è tipo qua sopra. Io ho scavato queste così e poi queste. Quante ne ho fatto? A breve diventeranno tipo larghe come queste. Perché con quel mini drill devo riportarle a fare così larghe. Oh, qua c'è un altro dungeon. Anche qua. Anche qua. Anche qua. Qua c'è una struttura. Potrebbe essere tipo un covo come questo? Sì. Però forse l'ho esplorato. Vabbè. I'm just a girl, then I'm just a nightmare. Whee! Almeno ultimiamo questo cavo. Anche questo qua non mi piace tantissimo, lo dovrò modificare. Forse ci metto anche lì nel raggruppo. Boh, vediamo. Dove sono? Qua. E anche la fence è ottenuta. No, il ferro di dame. Questo non l'ho capito. Che cacchio è sto coso? Boh, vabbè. È di Minecraft base. Right click on a grave soul to enchant the bundle. Vabbè. Più avanti scoprirò che cos'è. No, vabbè, ho anche sbagliato, non dovevo coricarmi, ma siccome è notte, va bene anche dormire. Facciamo così. Gamberetto.
manpower era qua. Facciamo che mettiamo anche a letto per un ospite. Così, così. Dai, un po' di ferro l'abbiamo recuperato piano piano. Allora, ci manca solo una red. Cioè, aspetta. Allora, diciamo che la live non può finire così all'improvviso. Nel senso, bisogna farla finire bene. E quel bel macchinario lo mettiamo, mi sa, qua. Sì. Allora. La mod cosa dice? Allora. È un po' complicato. Abbiamo 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ma anch'io che seguo le. Vabbè, finora è giusto, stavo seguendo una build sbagliata. 1-2. Eh no, vedi? Ah, l'ho detto che ho sbagliato. Aspettate che ho sbagliato. Quindi così. Questo va qui. Questo va qui. E questi sopra. Poi uno così. E uno così. Questo va qui. Così. Perché 9 defense? Vabbè. E sopra 9 upper. Ma perché 9 upper? Nops, tu no. Cioè, gli upper sì. Aspetta, non lo so se vanno bene così. Aspetta, aspetta, aspetta. Magari li vuole così. Tutto usato? Sì. Perché mi diceva 9 defense allora? Ah, 8 defense. Aspettate, ci serve il martello. Mannaggia il mio catarrino. Così posso finire la live in bellezza. In bellezza, in bellezza. No, ho sbagliato. Sperando che funzioni. Sì! Abbiamo creato il crusher. E sinceramente l'elettricità va attaccata di qua. Aspetta. Ahia, è vero che funzionava da subito. Ahia, che male. Quello aveva bisogno di una. Di una cosa. Che male. Se non ricordo male, però, qua c'è un problema. Che dovrei metterci da qualche parte. Tipo, qua una cassa. Perché sennò lui fa così. Che figo!
Puttana figata, ragazzi. Ha macinato quello che gli abbiamo dato. Oh sì, ma io posso farne altri. È un circolo vizioso. Così. Subito. Oh, ciao Drac, Dark, grazie per il follow. Allora, abbiamo 11 di salnitro e concludiamo la live mettendo il salnitro qua e producendo il biodiesel. E funziona. Grande, grande. Oh. Mamma quanto ciuccio. L'etanolo sta proprio calando. Guarda, questa allora è la prima volta che io sfrutto questa mod, diciamo un po' più completa, perché il massimo che avevo fatto in un'altra versione del gioco, la 1.7, era il crusher, questa macchinaria qua. Perché mi permetteva di avere dei vantaggi con dei materiali, mentre il biodiesel non l'ho mai creato, ed è bello vedere come diversi macchinari servono per fare un lavoro e basta. No, vabbè, era per spiegare un attimo. Ok, quindi biodiesel basta e avanza. Bene, nella prossima live faremo funzionare quel dannato mini drill. Anche perché ci serve un bel po' di acciaio, il mio tempo è scaduto. Quindi quello che non mi serve direi, allora, la carne di cuocerla prima di andare, i semi di lasciarli qua, il martello di lasciarlo qua dentro, questo ferro che ho lo mettiamo qui dentro, qui sta macinando ancora, lo recuperiamo e lo portiamo qua. Rimettiamo ancora il ferro al suo posto. Ok. Ragazzi belli, diciamo che con quest'ultima creazione del crusher e del biodiesel in funzione siamo giunti al termine di questa live, anche perché fa vedere quanto siamo operativi, 1 ora e 40. Ci sta, ci sta. Quindi, prossima live, prossimo passo sarà alimentare il mining drill della Immersive Engine. Ciao, Dradark. Sarà di alimentare sto coso e di fargli la punta in acciaio, che è questa qua. Anche perché ha solo due lame. Una. C'è due teste, una in acciaio e l'altra in ferro. Non l'hanno fatta in punta di diamante, purtroppo. Vabbè. Vedo anche che c'è la motosega. Revolver, no, vabbè. Tutta roba da verificare. Quindi detto ciò ragazzi, io vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia, grazie per aver seguito la live, noi ci sentiamo prossimamente, non so precisamente quando, forse anche domani, però non ne sono sicuro. Grazie di tutto e buona serata. Ciao!